Andiamo in casa del Gioiosa Ionica, abbiamo con noi Mister Logozzo. Buonasera Mister, ben trovato. Buonasera, buonasera a voi. E allora Mister, anche oggi arriva una vittoria, diciamo bella perché insomma arriva un altro risultato pesante, 5-0. La speranza immagino sia quella di mettere pressione a tutte e due le squadre che domani si affronteranno, vale a dire Stilese e Brancaleone, perché gioco forza siete interessati sia guardando in alto che guardando in basso. Sì, assolutamente. Noi diciamo che abbiamo fatto il nostro dovere oggi. Avevamo solo un unico risultato, che era quello della vittoria, e ora vediamo cosa succederà domani, però al momento siamo contenti di quello che abbiamo fatto oggi, e speriamo che domani comunque in qualsiasi senso vada a finire la partita. Credo che riusciremo o a avvicinarci all'uno o a allontanarci dall'altra, quindi domani saremo spettatori molto interessati. La partita di oggi è stata più difficile rispetto a quello che dice il risultato, oppure effettivamente c'è questa distanza siderale tra le due squadre? Ricordiamo che la Ionica Mammola, che all'inizio del campionato era nel novero delle grandi, si è ridimensionata. No, sinceramente noi abbiamo oggi disputato una buonissima partita. Dopo i primi 20-25 minuti abbastanza equilibrati, una volta che abbiamo trovato il gol, un pochino la partita è cambiata. Abbiamo poi un pochino fatto gli altri gol, con un pochino di più tranquillità, una volta che abbiamo sbloccato il risultato. E niente, poi alla fine il risultato è stato quello di 5-0. Sapevamo che il Mambo era un pochino diverso rispetto a quello che avevamo visto all'andata, però era sempre una squadra molto temibile, con ottime individualità, però siamo stati bravi a sbloccarla già nel primo tempo. Mister, l'ultima domanda che le faccio, intanto c'è il 4-1 del Catanzaro, io sto guardando le vostre statistiche, una sola sconfitta, 46 gol fatti, 9 subiti, la migliore difesa, eppure siete secondi con un po' di distacco. Dove si può migliorare? Cioè, cos'altro potete fare per migliorare una squadra che in realtà funziona benissimo? Dovremmo togliere la Stilese dalla classifica, quella è l'unica cosa che possiamo fare, è quella. Al momento noi stiamo facendo benissimo, ma la Stilese sta facendo ancora meglio di noi, quindi noi sinceramente possiamo fare poco, noi dobbiamo solo continuare a crederci, a credere, a puntare sempre il primo posto, con la consapevolezza però che dobbiamo sempre guardarci alle spalle, perché il Brancaleone non molla un centimetro, quando noi non molliamo la Stilese, il Brancaleone non molla, diciamo, la presa su di noi. Quindi è vero, sì, che dobbiamo guardare e puntare esclusivamente alla Stilese, però dobbiamo fare attenzione perché il campionato ancora è molto lungo, abbiamo molte sfide difficili e dobbiamo affrontarle una alla volta, con la consapevolezza che siamo una buona squadra e che possiamo divertirci ancora parecchio da qui alla fine. Poi, come al solito, i conti si fanno alla fine, e se continuiamo così non possiamo fare altro che dare dei meriti a questa squadra, ringraziarla per quello e per quanto sta facendo, e se poi la Stilese è stata ancora più brava di noi, gli batteremo le mani, come è giusto che sia, e gli faremo i nostri complimenti. Va bene, mister, grazie per la consueta disponibilità e alla prossima.